Vai. Dopo 2 ore di preparativi, un'incornata, il caldo infernale, assalti di zanzare, tentativi di attaccare, se voi poteste vedere il backstage qua dietro sarebbe assolutamente raffazzonato, è dire poco, è fantastica anche la telecamera, il PC tutto messo così. Esatto, Secondo me cadranno a un certo punto. ma finalmente ci siamo. E abbiamo deciso di iniziare così, in questo modo, perché come dice sempre il buon Umberto dei Sarti del Web, alla fine è il nostro stile. E poi questo è il video di presentazione, quindi sarà leggermente diverso dai prossimi che seguiranno. Qualora qualcuno non ci conoscesse, perché per questo prodotto, poi spiegheremo perché si parla di prodotto, potrebbe essere, io sono Pellegrino di Debitum Nature, Nata no, Feltrin di Wild Matters. di Wild Matters. Collaboriamo ormai da anni ad un progetto molto più ampio di cui non è questa la sede per parlare. Mentre invece questo video è il primo di una serie di 10, 10 compreso questo, quindi altri 9 video, che tratteranno uno dopo l'altro una serie di animali. Partiamo con i più conosciuti, orso, lupo, gufo, poi faremo un elenco completo, in cui per ciascun video affronteremo dal punto di vista zooantropologico in un primo tempo e tangenzialmente anche esoterico e spirituale ciascun animale. Quindi sarà un corso completo di all'incirca una decina di ore, ogni video avrà una durata circa di un'ora, poi vedremo in base a quanto ci prenderà il discorso. E questo è il primo, parleremo dell'orso che è un animale amato da moltissime persone, conosciuto da moltissime, spesso al centro della cronaca anche in Italia, è nel logo di Wild Matters, quindi ci sembrava opportuno partire da questo video. Questo video completamente gratuito che offriamo, probabilmente lo state vedendo o sul canale YouTube, sul sito, su Facebook, lo diffonderemo il più possibile, anzi anche voi se avete voglia diffondetelo, è la presentazione del progetto. Poi ci sarà possibilità, ne parleremo alla fine, di acquistare il resto del corso, anche solo determinati video, uno piuttosto che l'altro e così via. Di questo ne parleremo alla fine, se arriveremo vivi alla fine. Perché per non avere oltretutto il brusio sotto abbiamo tolto anche il ventilatore. Quindi non sembra, o forse sembra, ma stiamo morendo, stiamo grondando e veniamo divorati dalle zanzare, ma anche questo è ecologia. Quindi, signor Wild Matters, perché a me è nata, fa un poco schifo, sarà molto dialogico, non sarà solo una lezione, sarà un po' dialogico, io farò le domande anche che magari potrebbero venire in mente a voi, ci confronteremo, eccetera. L'orso. Parliamo dell'orso. Ultima nota, io che mi occupo più della parte artigianale della pagina, penso di aver perso il conto delle volte che la gente mi chiede qualche lavoro ispirato all'orso, un pezzo di orso e la pelliccia di orso e il teschio. È sicuramente un animale al centro di tantissima attenzione da parte di moltissime persone. E a ben ragione, insomma, che è poi ciò di cui parleremo. Quindi, l'orso, tema delle elementari, l'orso, due punti. Ok, adesso ci arriviamo. Tanto io mi sono portato il quadernino, questo lo vedrete È bellissimo, per tra tutti gli l'altro, quel episodi, viene quadernino. dall'India ed è fatto con carta riciclata. Fantastico. E qui mi sto appuntando tutte le cose perché alla fine di tutto questo corso questo verrà tradotto in un libro illustrato, probabilmente Abbiamo da anche gli quelli aerei, nostri. fantastici, la professionalità. No, sicuramente ci attrezzeremo. Non è detto che ci attrezzeremo in realtà per fare qualcosa di più strutturato. A noi interessa il contenuto, non la forma. Siamo caotici, siamo circondati da piante, ossa, eccetera, quindi non è detto. Cercate di valutare la qualità del contenuto, appunto. Alla fine faremo un libro che racchiuderà questi studi su tutti gli animali, il primo di questo genere, tra l'altro, che accompagna zoantropologia e esoterismo, tra le altre cose. Sì, sono stati scritti diversi libri legati magari a una specie, in realtà non tantissime. Partiamo anche dall'orso per ragioni di logistica. Io pensavo fosse l'animale più semplice di cui parlare perché ho letto centinaia, letteralmente centinaia di libri sull'orso in tutte le lingue, pochi ce ne sono in italiano. Questo lavoro sarà anche, questa presentazione sarà anche una sorta di traduzione di tante Certo. cose che non ci sono proprio, non sono reperibili in italiano. Pensavo fosse facile. Perché appunto è quello su cui c'è più materiale in realtà, perché è un animale iconico per eccellenza. In realtà è stato molto più complicato così, perché c'è talmente tanto materiale che dobbiamo per forza di cose selezionare e cercare di tenere le cose insieme. Si parla comunque, con tutti gli animali che tratteremo, si parla di zoantropologia. Che cos'è la zoantropologia? Esatto, Perché la questa è la prima domanda, zoantropologia? l'avrei fatta io. Perché parliamo di zooantropologia e che cosa si intende con questo termine? Allora, in realtà ci sono molti modi di intendere la zoantropologia. Ma quello che mi piace di più, e quello che utilizzerei, è
ovviamente una branca dell'antropologia, ma io la definirei più che una branca, l'essenza, il futuro dell'antropologia, se vogliamo guardarla da questo punto di vista, perché significa che finalmente l'antropologia si disloca dall'essere antropocentrata, a parlare soltanto appunto dell'antropos, dell'umano, ma comincia a parlare in maniera ecologica di ciò che siamo. E per me la zoantropologia è soprattutto un imparare a conoscersi non solo attraverso gli animali, ma con gli animali. Non a caso, sciamani siberiani, per poter comprendere il destino del proprio popolo, il destino del proprio villaggio o il proprio stesso destino, indossavano la pelle dell'orso. Perché mettersi nella pelle dell'orso? Perché soltanto nel momento in cui, come umani, ci riusciamo a mettere nella pelle degli altri animali e quindi capire la nostra identità attraverso l'alterità, allora possiamo veramente raggiungere noi stessi in un senso più autentico. Cioè la nostra identità è dettata da una relazione che sembra una relazione multispecie. Infatti, la cosa che ci sembrava interessante quando abbiamo pensato a questo progetto è proprio il fatto di come ci sia un po' questa contrapposizione. Sicuramente negli ultimi anni ha ripreso vita, insomma, una certa serie di culti pagani in riferimento a determinate culture, una riscoperta del passato, però c'è la contrapposizione, appunto, l'antropologia che classicamente si concentra sull'uomo, sulle scoperte che ha fatto, sull'evoluzione che ha fatto, e poi questa parte un po' più nebulosa che va a riscoprire il modo in cui l'uomo si rapportava Banalmente mi ricordo Tim Ingold, che è uno degli antropologi che ha fatto questa rivoluzione. Lui è andato a studiare i Sami, ha passato un sacco di tempo con i Sami e pensava di conoscere di più di queste persone. In realtà è tornato a casa e ha detto: io ho passato tanto tempo a studiare i Sami, stando con loro, e la cosa che ho imparato a conoscere di più sono state le renne. Perché? Perché i Sami non facevano altro che conversare sulle renne, perché le renne erano il loro destino. E per noi europei, ma non soltanto per noi europei, per noi abitanti dell'emisfero boreale, l'orso è un monumento vivente, è un monumento che precede la storia dell'umano, la storia addirittura scritta, prima aveva scoperto è un la storia vera e monumento propria, che esatto. appunto rischiamo di eradicare a colpi di fucile sulle Alpi, ma è qualcosa che dovremmo preservare anche perché il suo valore, anche solo culturale, trascende il valore di un monumento. Perché? Perché il nostro destino, di noi europei e di noi abitanti dell'emisfero boreale, si interseca costitutivamente con quello dell'orso. Infatti, se prendiamo tutte le culture, diciamo, di cui possiamo avere una conoscenza dell'emisfero boreale, vediamo dei pattern ripetersi. Perché Scusa se ti ovviamente. interrompo, questa è una cosa che rivedremo spesso, lo stesso animale o al limite le variazioni di specie dello stesso animale in culture distanti migliaia e migliaia di chilometri, alla fine hanno degli elementi in comune che è insomma, un fil rouge, un filo conduttore che unisce tutti Si questi. potrebbe spiegare in due modi il fatto che alcune culture derivano da altre, ma in questo caso io la vedo più con una sorta di materialismo storico, il termine tecnico che viene utilizzato in antropologia. E cosa significa? Che ci sono delle ragioni materiali, delle ragioni ecologiche che stanno dietro al perché ci sono determinati pattern che possiamo vedere strutturali attraverso varie culture, pattern transculturali. E questi hanno a che fare con l'orso, e poi spiegherò il perché da un punto di vista etologico e biologico. Ma che cos'è l'orso soprattutto all'interno dell'emisfero boreale e in Europa? L'orso è il signore della foresta, l'orso è il signore degli animali, l'orso è gender fluid, è la madre per eccellenza, l'orso però è anche l'animale, il curatore degli animali, ma è anche il soggetto che è capace, come ponte, di morire e rinascere, di passare dal regno dei vivi a quello dei morti. È colui il cui nome non può essere nominato. Non a caso una leggenda finlandese, che ho ascoltato anche di prima persona quando ero in Finlandia, dice che vi era armonia tra gli umani e l'ecosistema, tra gli umani e gli altri animali, fino a quando l'orso veniva chiamato signore della foresta, foresta. Ma nel momento in cui è stato dato il nome all'orso, gli si è imposto l'arroganza di imporgliesi il nome, di esercitare potere su di lui, quindi è stato dato il nome attuale, Karu, il nome finlandese di orso. In quel momento, come una sorta di peccato originale, il mondo ha cominciato a spezzarsi tra animali da una parte, umano dall'altra, e il caos in cui viviamo oggi, la disarmonia. Su questo argomento che ci ricollega un po' anche alla cultura nostra, interrompiamo e proseguiamo dopo il taglio di montaggio. Aspetta. In realtà faremo finta di avere della pubblicità all'interno di questi video, che è il modo migliore per
creare un po' di stacco e potete usare la pausa che faremo nel mezzo. In realtà fate finta che sia davvero una pubblicità, andate a bere qualcosa e riprendete la visione del video, perché appunto, come si vede, cioè siamo esattamente come prima. Il video è molto spontaneo, molto immediato. Cerchiamo di non fare, molti fanno questo tipo quando fanno, soprattutto quando fanno e-learning, creano seminari così, un montaggio molto serrato per correggere le parole, per pensare la frase e così via. Noi preferiamo una roba molto più lineare, magari la scelta delle parole non perfetta, magari due giri di troppo, qualche ripetizione, ma molto spontanea, come se davvero fossimo tutti presenti in un bosco, non certo in un'aula, a parlare di un certo argomento. Dormiamo E il nostro caro orso. no, basta, parleremo di questo tutto il tempo. No, parlavamo infatti poco prima dell'interruzione dell'orso, eravamo arrivati al discorso sul fatto che prima era re della foresta, un po' forse come il leone per l'Africa, possiamo dire che no, l'orso è il nostro leone? Ma in realtà no. No, l'orso è più bello. L'orso ha simbologie molto più specifiche che vedremo. Questo Ha perché? attitudini comportamentali per cui sicuramente c'è una diversità proprio costitutiva rispetto al E leone. infatti, questa parte tra l'altro ne parlerò anche esotericamente, cioè c'è questo aspetto anche nell'esoterismo con un paio di sorprese. Perché, quindi, giusto per chi magari non ha delle nozioni più scientifiche, che caratteristiche ha l'orso, questo proprio a livello concreto, voglio dire, avete fatto un master di un anno in Scozia parlando di grandi carnivori e così via, quindi ci sono dei dati concreti di etologia, di caratteristiche fisiche, curiosità biologiche, per cui l'orso è l'animale particolare di cui parlavamo nei primi 10 minuti. Sì, perché l'orso per tanti versi è un animale sovrannaturale, infatti Addirittura sovrannaturale. non a caso ha delle caratteristiche che ancora oggi la scienza fa fatica a spiegare, o comunque che hanno per tantissimo tempo sorpreso, come dire la capacità ad esempio di decidere se o avere o non avere una gravidanza in base alla quantità di risorse alimentari a disposizione. Se avessero anche gli umani saremmo a posto. L'utero dell'orso riassorbe il feto nel caso non ci siano risorse sufficienti. E questo ad esempio è una cosa che ha stupito di gran lunga gli osservatori naturalisti del passato, che non capivano come potesse nascere i cuccioli direttamente durante l'inverno. Si pensava che gli orsi si accoppiassero quindi all'inizio inverno, in realtà si accoppiavano quasi un anno prima. A differenza di molti altri animali che si riproducono solo in determinati periodi, l'orso si riproduce quando gli pare a lui. Sì, nel senso, più o meno, nel senso che non si riproduce quando gli pare a lui, però ha questa possibilità di far passare mesi prima di poter decidere appunto se effettivamente far sviluppare il feto o meno. Non è una decisione conscia che l'orso prende, però è una decisione che interiormente Istintiva. prende in relazione alle possibilità ambientali. E questo già faceva impazzire la maggior parte degli osservatori degli zoologi del passato. Però al di là di questo, per andare su cose che più hanno caratterizzato l'aspetto culturale, cioè le cose che abbiamo osservato dell'orso a 360 gradi, dobbiamo raccontare di alcuni fenomeni. Innanzitutto, però, premettiamo che stiamo parlando di Ursus arctos e di Ursus marittimus, cioè l'orso polare E l'orso e bruno. l'orso bruno, perché nell'emisfero boreale questi sono gli animali più, cioè gli orsi più presenti. Ci sarebbe anche il Baribal, l'orso americano. Ma lì c'è già una sottile differenza. Io ti posso già dire che alcune popolazioni native americane non hanno il tabù di mangiare altri esseri umani, appunto, perché non si mangiano i propri simili. Loro quindi non mangiano l'orso bruno, ma mangiavano il Baribal, perché c'è già una differenza che a quanto pare notavano. Ma forse la caratteristica più interessante è quella che lega l'orso ai cicli della vita e della morte, quella che fa pensare che risorga sempre, è la capacità di andare in ibernazione. L'ibernazione dell'orso, per cui quando arriva l'inverno, l'orso può decidere, non lo fa sempre, può decidere più o meno quando andare e ricomparire magicamente in primavera. E Anche lì, in base all'ambiente, alle circostanze, alle risorse, lo fa, al suo però appunto non metabolismo, c'è un non si sa. determinismo, non è come determinati animali in cui la colorazione del pelo cambia in un preciso momento dell'anno. L'orso ha questa adattabilità e può decidere se andare o meno in ibernazione. Questo Ursus arctos, perché l'orso polare non va in ibernazione. Ovviamente no, perché caccia d'inverno Esatto. principalmente. Questa cosa è interessantissima, ma la cosa ancora più interessante, non c'è soltanto questo tema della resurrezione che vedremo in molte culture, ma c'è anche quello della trans. Perché molti hanno detto, ma l'orso non va veramente in ibernazione, quello che fanno le marmotte, ricci, eccetera, perché la temperatura dell'orso non scende, cioè non c'è quella sorta di morte che vediamo in alcuni animali che se li tiri fuori dalla tana nel momento in cui sono in ibernazione sembrano effettivamente morti. L'orso no, si sveglia ed è subito reattivo.
però entra in quello che è stata una sorta di trance, che è quella che ha ispirato anche l'idea che fosse lo sciamano degli animali, perché il battito cardiaco scende, entra in una sorta di dormiveglia e può rimanere così anche per mesi. Non ha bisogno di svegliarsi come altri animali a urinare, anche perché può riciclare al 100% la propria urea, riconvertendola, quindi non ha problemi interni. E una cosa che ancora impressiona al giorno d'oggi è il fatto che la muscolatura praticamente non perde di tono, le ossa non si decalcificano e l'orso esce praticamente forte e attivo dalla tana dopo aver dormito tranquillamente in una sorta di trance meditativa per mesi. Che anche l'essere umano, voglio dire, se mette il gesso su un braccio per 3 settimane, poi i muscoli sono diventati la metà e deve fare riabilitazione ancora. Non a caso poi appunto quando si parlerà delle cure legate all'orso, l'orso è ecco, colui che anche ha la capacità, quando gli orsanti facevano camminare gli orsi addomesticati sulle ossa di alcuni membri della famiglia, lo facevano perché si pensava che l'imporre le zampe dell'orso potesse guarire dai problemi di livello di ossatura e di muscolatura, perché si sapeva che l'orso aveva questa capacità un po' da supereroe. Di Esatto, superpoteri, infatti. poter stare in dormiveglia per così tanto tempo e riprendersi. Questi aspetti poi, io ovviamente dovrei continuare a dire, e poi in generale, diversi di questi aspetti teneteli a mente, che poi quando affronteremo l'aspetto più spirituale si ritrovano praticamente tutti. Noi parleremo dell'animale totemico, dell'animale che cammina con le persone che ritengono di avere l'orso come proprio animale, e ci saranno tutta una serie di richiami, di caratteristiche che, guarda caso, ritornano proprio su questi aspetti. Quindi, e questo ritornerà in tutti i video di tutti gli animali, sarà così per tutti, cioè la connessione, che è quello che ha fatto nascere questo progetto, tra gli aspetti culturali, transculturali in realtà, perché abbiamo visto anche culture diverse, e poi la visione spirituale di determinati animali. Beh, se ci pensate bene, ad avere a che fare con questo animale, già le poche caratteristiche che ho dato, uno dice è straordinario. Eppure non sono queste quelle che hanno impressionato di più, perché è il curatore degli animali, perché è un animale che è stato osservato e i primi sapiens lo vedevano tirare giù animali, che una fauna che c'era molto più diffusa anche da noi in Europa, lo vedevano uccidere maschi adulti di alce o di bisonte, spezzandogli quasi senza sforzo l'osso del collo. Eppure, un animale da questa potenza formidabile, dai possenti canini, non abbiamo un teschio davanti, ma i canini sono possenti. Questo animale, che ha la capacità di uccidere così, semplicemente, passa la maggior parte del proprio tempo andando in giro ad annusare e selezionare. Sembrava quello che ha stupito tutte queste popolazioni era la meticolosità con cui l'orso annusava e passava tempo a brucare, selezionare determinate radici, erbe. E allora si è pensato che l'animale orso, pur essendo carnivoro, avesse voluto, capito, intuito che c'era la possibilità di selezionare le erbe, quindi perché aveva una conoscenza superiore, una conoscenza che permetteva appunto di essere l'erborista degli animali. Non a caso, infatti, per ci sono anche questi motti, se non sbaglio, i Cherokee ce l'avevano, dicevano le mie zampe sono magiche, tutto attorno crescono infinite erbe. Infatti anche per esempio il tasso, che alla fine comunque della famiglia, uno degli animali curatori per eccellenza, sempre uno pensa, ma tasso, voglio dire, un tipo di animale che nulla ha a che vedere, in realtà gli ursi di questo tipo di cose sono comunque collegati alla medicina, appunto anche negli argomenti spirituali. Ma ce ne sono un sacco, come anche banalmente l'agliorsino che abbiamo noi qua, che Perché si chiama agli orsino, infatti? Ma visto che dici tutto tu, lo dico io, perché agli orsino? Perché hanno visto, si era visto. Giusto, era così, no? Gli orsi che mangiavano questo tipo di pianta, che tra l'altro somiglia moltissimo a una pianta molto velenosa. questa è una capacità Eh sì. interessante. Infatti, in un film iconico come Into the Sto Wild, dicendo, non lo capisce, C'è dai. una scena, Into the Wild, penso che tantissime persone l'abbiano visto, se non l'hanno visto è da vedere, c'è la scena in cui Christopher McCandless, il protagonista, si avvelena scegliendo proprio con un manuale in mano di erbe, di cibo selvatico, devo chiamare ogni cosa col suo vero nome, identificare le piante, va, mangia una patata e prende quella sbagliata, prende quella velenosa e si condanna a morte. In fin di vita, in stato quasi di trance, allucinazione, gli va incontro questo orso possente, lo guarda, guarda verso le piante e poi sparisce. E la cosa, l'interpretazione, quella che potrebbe essere data e che ha molto senso dare, è quella che alla fine, Into the Wild, l'essere nelle terre selvagge richiede di avere uno spirito selvaggio come quello dell'orso, che ha appunto questi poteri magici e questi poteri da curatore che agli umani non è concesso avere.
riprendiamo dopo lo stacco di montaggio, come sempre sarebbe bello mettere, potremmo mettere delle pubblicità tipo di Debitum, dei libri umani troppi umani, fare gli spot pubblicitari all'interno del corso, come se fosse un mini programma. Io vorrei andare nel dettaglio, mi rendo conto che da antropologo, cioè io non sono antropologo, etologo di più di quanto sia antropologo, però appunto vorrei dare tutti i nomi delle popolazioni che hanno detto determinate cose, ma non ci basterebbe. Potremmo fare un corso specifico sull'orso. Solo sull'orso. E beh, quello, intanto, se questo video riceverà la risposta che ci aspettiamo o di più, si può pensare di fare un approfondimento solo su questo animale. E così anche per gli altri. Ci saranno sicuramente altri che magari attireranno così tanto l'attenzione. Ovviamente sul rospo, per esempio, sulla volpe. Ti stupirai di quanto. Reinar, la volpe. Esatto, in realtà. C'hanno 18 nomi soltanto per distinguere. Diciamo che questa serie di video tocca gli argomenti. Se vi piacerà poi il modo in cui li abbiamo affrontati, come vengono sviscerati e il modo in cui viene portato l'argomento, poi un dettaglio su cose in più, dettaglio su cose in più lo si prende attraverso il libro anche. Esatto, poi il libro sarà sicuramente più corposo. Stavamo parlando prima dell'interruzione, stavamo discutendo, cioè discutendo, in realtà io ascoltavo anch'io, perché ovviamente alcune cose, un'infarinatura l'ho anch'io, perché approfondisci nel momento in cui lavori con certe parti o ti richiamano determinate cose figurative, però gli esperti in materia sono Wild Matters e ce n'è uno solo perché l'altra persona filma, quindi ogni tanto quando ci guardare fuori campo è perché aspettiamo i riferimenti sui tempi. Si stava analizzando gli aspetti dell'etologia, della biologia, del comportamento dell'orso che sono così particolari da creare determinate riflessioni, determinate reazioni nelle culture che si sono incontrate con l'orso. Alcune culture, ad esempio, l'idea del medicine man, per dire, per non chiamarlo sciamano, non saprei neanche tradurre in italiano, utilizziamo la parola sciamano, ma intendiamo medicine man in questo contesto. Curatore della comunità, molto spesso doveva avere a che fare con l'orso. Nel senso che nel momento in cui l'orso ti appariva in sogno, allora voleva dire che tu avevi acquisito la capacità di distinguere, discernere meglio degli altri la capacità di selezionare piante. Non a caso, alcune popolazioni del Texas, in cui ovviamente con la colonizzazione bianchi hanno portato, hanno eradicato la popolazione di orsi perché fanno schifo, rangers e così via. Esatto. In quel momento alcune popolazioni hanno detto: prima sapevamo come curarci, ora che non c'è più l'orso su queste terre, noi non sappiamo più come curarci. Il che significa anche una doppia cosa, se vogliamo vedere la chicca storica: il fatto che gli europei hanno portato nuove malattie e al contempo hanno eradicato il loro guaritore. Quindi avevano nuove malattie e non avevano più il loro punto di riferimento a livello simbolico. E quindi, se vogliamo guardarla anche come una sorta di principio che si autoverifica nella psicologia, è stato un senso di impotenza. Sicuramente. E per quanto concerne ancora l'orso, dicevamo, abbiamo toccato alcuni aspetti, ma adesso tocchiamo i tre forse che ancora di più hanno caratterizzato l'essenza dell'orso. Perché l'orso è ancora tre cose: è il camminatore, è la madre per eccellenza, ed è l'unico animale nell'emisfero boreale, l'unico mammifero almeno nell'emisfero boreale, che assurge a una posizione eretta così tanto simile a quella umana. Passando brevemente gli altri due punti, è il camminatore, definito tale anche dagli Inuit, Nanook, che vuol dire camminatore, perché gli orsi possono veramente, anche in una tempesta di neve, orientandosi attraverso il naso, perché loro praticamente vedono attraverso il naso, non sono ciechi come dice qualcuno, ma loro praticamente hanno una percezione che è meglio di quella di un segugio. Si dice che l'essere umano abbia una percezione del naso che pare avere un francobollo comparata a un foglio che è l'orso, quindi noi siamo praticamente nasi ciechi paragonati a loro. E questo infatti fa connettere anche l'altra caratteristica, quello che l'orso si pone su due zampe. Perché l'orso si pone su due zampe? L'orso si pone per due zampe non per spaventarci, non per minaccia, timorarsi con la sua possenza, ma per curiosità. È un animale che non si fida troppo della propria vista, perché non è la vista il senso principale su cui si basa, ma quando si erge sulle due zampe è tanto simile a noi umani, anche perché questo Ursus arctos, una volta scoiato anche dai primi cacciatori, si immagino, da tanti nativi, la pelle è molto simile alla nostra, la fisionomia è molto più simile a un orso scoiato, cosa che io non mi auguro di vedere mai per intero. Una volta in base erano visto una
una zampa di un orso di fianco, senza la pelle ovviamente perché era in pulizia, di fianco la mano ovviamente era molto più grande ma estremamente simile, faceva più impressione quasi sicuramente di quella di una scimmia. Da qui è una mitologia sconfinata, infatti l'orso è l'animale mitopoietico per eccellenza. Da questa Cosa vuol cosa, dire mitopoietico? Beh, mitopoietico, diciamo. cioè che scaturisce la mitopoiesi, la creazione di varie mitologie, leggende e così via, ed è una cosa che è molto legata alla dimensione dell'orso. L'orso automaticamente fa trigger, fa partire la nostra fantasia e lo fa perché oggettivamente è tanto simile all'essere umano e per quanto si dica che nell'emisfero boreale non ci sono grandi scimmie, primati che assomiglino a noi, e quindi l'orso diventa automaticamente il nostro fratello, non da un punto di vista filogenetico, ma da un punto di vista come Morfologico. sì, oppure da un punto di vista proprio di creazione di entità su questo pianeta, quasi a livello soprannaturale. Più Siamo vicino a noi di altri più animali, cioè si vicino a noi, esatto. controllava, confrontarsi con una lince non dava il senso che L'orso è confrontarsi con un onnivoro, ha orso. una plasticità di movimenti particolare. Ha una postura che può essere eretta come la nostra. Nonostante abbia le zampe in quel modo, riesce spesso ad afferrare anche cose relativamente piccole, La no? capacità La manipolatoria e la manualità. flessibilità che anche lo ha reso poi purtroppo celebre nei circhi e utilizzato dagli orsanti. Un'altra ancora caratteristica, però poi mi fermo che veramente sono tante, si dice che l'orso è solitario. Eppure, adesso possiamo osservarlo soltanto in poche aree del mondo, come le cascate McNeil in Alaska. Quando gli orsi si trovano ad avere sufficienti risorse a livello alimentare, possono convivere con gerarchie molto varie e quindi è nata anche tutta questa tradizione, tutta questa idea del villaggio degli orsi, come se gli orsi vivessero in una comunità parallela a quella degli umani. Non a caso, qua mi ci metto dentro un po' delle mie attitudini politiche, c'è l'orso. Benvenuto. Secondo i Cherokee è nato in una maniera molto particolare. È nato perché un ragazzo in un villaggio, Cherokee, decise che non voleva dedicare troppo la propria vita al lavoro, una vita complicata, eccetera, e era convinto di poter vivere di quello Che che trovava non di so. E quindi andò a convincere parte del suo villaggio a seguirlo se voleva fare una vita migliore. E così una parte del villaggio andò a vivere nei boschi. E tutte queste persone si trasformarono in orsi. E Anche così. questo poi quando si parlerà dal punto di vista esoterico ha un forte riscontro, infatti. Le trasformazioni, poi ne parleremo a breve quando ritocchiamo gli aspetti culturali, però potrei andare avanti, penso, per diverse ore a spiegare come tutte queste trasformazioni, uomo-orso, i Berserk. berserkir, o la cosa, in realtà, ad esempio, i finnici rappresentano per eccellenza gli orsi. I norvegesi pensavano ancora nel Medioevo che i finnici avessero la possibilità di trasformarsi in orsi, o banalmente in Danimarca, il re Sven di Danimarca e tutta la sua dinastia si pensava che derivassero da una donna che si fosse unita ad un orso e avessero generato questi esseri umani ibridi dai poteri sovrannaturali. E così per i Mansi ed altre popolazioni dell'Artico era normale pensare che l'essere umano fosse derivato dall'orso, proprio a livello di incrocio tra lo spirito del cielo divino e Materiale. sì, che ci fossero state diverse ibridazioni. E se vogliamo parlare del caso dei Mansi invece, è una cosa un po' più legata forse anche a quella che è la cristologia, ma ci arriviamo dopo, direi. Dopo le mazzate alla cristianità le diamo alla fine, quando chiudo, alla fine del percorso culturale lo facciamo. Ok, percorso culturale appunto che ci accingiamo a fare. Ogni tanto guardiamo giù perché ovviamente siamo furbi e fuori campo, per terra ci sono gli appunti. Abbiamo anche un sacco di libri. E Abbiamo un sacco di libri che non inquadriamo così. sono solo alcuni. Potremmo fare il giocoliere, Ce ne l'orso sono altri giocoliere per con i libri, terra. esatto. E adesso passiamo, facciamo una breve, anche qua, breve carrellata dalla preistoria, perché come si diceva prima, è non l'unico, ma uno dei principali animali che addirittura c'è prima della storia di cui abbiamo testimonianze, e poi ci spostiamo nel corso delle epoche. Siamo stati bravissimi, abbiamo finito questa sezione, quindi la chiudiamo e ripartiamo dalla prossima con questo percorso storico della figura dell'orso nella storia. Stavamo osservando da una pausa, perché anche noi facciamo la pausa, siamo furbi tra un settore e l'altro, facciamo la pausa, di come le luci sapientemente posizionate, cioè in realtà posizionate completamente a caso, accompagnano l'imbrunire e come dicevamo all'inizio di questo video, abbiamo deciso di crearlo come se fosse davvero una conferenza e voi foste qua spettatori in questo prato in mezzo alle ossa e in mezzo alle piante, cosa che Covid permettendo
e se le iniziative riscontreranno sufficiente successo, sicuramente ci impegneremo anche a fare, beh, tutta un'altra cosa, parlare di fronte a delle persone, a un pubblico, c'è possibilità poi appunto di vedere anche manufatti, determinate immagini e Anche così via. perché con i limiti di 10 minuti in 10 minuti della videocamera ho notato un mio costante accelerare per cercare di Dice, dirmi no, devo tutto. dire tutto entro questi 10 minuti. No, ce ne sono altri 10, possiamo rallentare. Infatti. E prima di questa interruzione avevamo introdotto il percorso che faremo, cioè che farà lui in quanto esperto. Io, come al solito, in realtà presento, mi insinuo ogni tanto. Storicamente, dalla preistoria, perché come dicevamo, l'orso parte da prima della storia, così come viene accademicamente riconosciuta, e man mano prosegue nel corso del tempo. Quindi faremo un po' una carrellata, come dicevamo nella parte prima. Ovviamente è solo un'infarinatura, è solo qualche accenno della figura dell'orso nelle varie culture che si sono succedute, se c'è succedute, credo di sì, o succedute nel corso del tempo, e come questa figura è cambiata e come invece ha avuto dei punti in comune una con l'altra. Quindi Facendo partiamo un dalla pochino preistoria. di debunking, o almeno di, che in Dove possiamo realtà fare debunking, facciamolo. non cerchiamo di, in questo caso sappiamo che è un dibattito aperto, conosciamo gente che ci sta Ah, sulla parte studiando, sulla parte preistorica, tu dici storica, assolutamente sì, non diamo una risposta conclusiva. perché è difficile, ovviamente sulla preistoria questo vale anche per le parti quando faremo altri approfondimenti, sciamanesimo, religione dei primitivi, addirittura religione Neanderthal, si continuano a scoprire cose, cioè Pievani fa una conferenza sì e l'altra pure su questi aspetti, ovviamente noi cerchiamo di prendere quello che ci troviamo più vicini e diamo un'idea, poi sono tutte cose Ci siamo, diciamo, contestabili anche che cos'è il eventualmente. culto dell'orso? Ci sono due scuole di pensiero. Tutto e vai tu, tutte e due. Prima di tutto, cioè, appunto, ci sono due scuole di pensiero. Da un lato, quella dell'autore del libro Wolf, del libro sull'orso, tra miti, leggende, un'icona, che è Wolf Storl, l'autore. E lui, da antropologo, sostiene che esista un culto dell'orso, Dell'orto. C'è anche il culto dell'orto. Io ho il culto dell'orto. No, per sé. Io cercavo di non fare già, non mi hai fatto fare la. Stavo per fare la battuta, uno si chiama Wolf e parla di orsi, cioè voglio dire, stai nel tuo. Però è un botanico, sarebbe quello che ha detto culto dell'orto. Ah, allora tu, tutto tuo. Quindi si chiama Wolf. Etnobotanico. Si chiama Wolf. È un botanico ma parla di orsi. Non, li No, ha tutte, non a ok. caso poi etnobotanico ed è finito a parlare di orsi. Perché andando in giro, Etnobotanico, quindi. sì, andando in giro a parlare con molte culture è emerso sempre il pattern dell'orso come curatore, Piante. Ah, erborista, ok, quindi è lì che ha non a trovato questo, cioè caso. lui andava ad analizzare il rapporto di determinate culture con certe piante curative, determinate cose, e quindi poi ha riscontrato che continuava a emergere la figura dell'orso. Lui ha una Ok. visione molto forte pro culto dell'orso. Poi abbiamo altri autori come l'antropologo italiano Claudio Corvino, autore di E si questo chiama libro. Corvino e invece parla di corvi, parla di orso. Cioè, perché nessuno si chiama Orsi e parla di orso? Ce ne sono, comunque, Il lasciando signor perdere questo. Plantigradi che parla di orso? Non lo Perché si chiama? so. Perché si dice plantigrado? Ti faccio una domanda così che non abbiamo Per la preparato. zampa piatta che hanno. Perché è la Sì. pianta pianta. Ok. Bernard Brunner, Branner, secondo me può parlare di però orsi. Brunner, secondo me, è orso, Sarà, appunto. ok. Allora almeno uno che può, ce l'abbiamo. Parla di orsi. Allora, ci sono varie scuole di pensiero, quindi quelli che negano l'idea di un culto dell'orso, come questo fosse un costrutto, una pretesa da parte di determinati paleontologi, antropologi che Successivamente. vogliono in qualche modo trovare le prove per l'esistenza di questo culto dell'orso, e altre persone che cercano una spiegazione di tipo più naturalistico o tipo, ovviamente, diciamo più elementare, trovare una spiegazione più semplice che non implichi nessuna religiosità particolarmente A legata livello al. intuitivo, prima che poi ti addentri, personalmente, opinione dell'uomo della strada, che in realtà non è così, però se noi ora siamo affascinati e colpiti dalla figura dell'orso, è facile immaginare e pensare che popolazioni primitive che ci vivevano a stretto contatto e che non avevano tutta una serie di strumenti, è più facile pensare che arrivassero appunto addirittura al culto, che non semplicemente, beh sì, c'è questa grossa bestia che ha questi 1000 poteri, la ritraggo come ritraggo i bisonti che caccio. Cioè, sembra un po' improbabile, onestamente, però. Allora, questo è anche il motivo forse per cui determinate persone hanno cominciato a credere nel culto dell'orso, forse perché vi era una necessità all'inizio del Novecento di trovare una sorta di misticismo, spiritualismo che si stava andando a perdere anche con l'emergere di una determinata scienza. Ciò non vuol dire che la conoscenza scientifica abbia schiacciato o rimosso l'aspetto religioso o spirituale, ma certamente c'era un'oggettificazione sempre maggiore degli animali.
che nel mentre stavano anche estinguendo, perché nel Novecento è venuto poi la più grande, l'ultimo colpo a livello di estinzioni per quanto concerne la megafauna, il restante megafauna, soprattutto grandi carnivori in Europa. Quindi questa dicotomia, secondo me, è essenziale, e si vede poi anche con quanto un animale come l'orso poi scaturisce dibattiti in Trentino. C'è un animale che ovunque va scaturisce dibattiti, proprio per questa natura sempre un po' Dopo ambivalente. tutti questi migliaia di anni di storia, alla fine comunque in modo diverso, ma è sempre una figura chiave, in un modo o nell'altro, e che polarizza il pubblico nei suoi confronti, l'uomo quando ci si confronta. Diciamo che da non antropologi e non paleantropologi o paleontologi, eccetera, sappiamo che più o meno le interpretazioni di tutto quello che abbiamo trovato, anche nelle pitture rupestri, è stata ridotta principalmente a tre filoni. Quello banalmente dell'arte per l'idea dell'arte per l'arte, cioè che le rappresentazioni vengono fatte a scopo artistico, Debitum natura della preistoria. ma senza alcun tipo di valore, che andasse a trascendere quello della produzione artistica, cioè che in realtà è già difficile dirlo così, cioè che è difficile pensare a un'arte per l'arte. Però questa ci regge fino a un certo punto, perché poi è difficile pensare che delle persone andassero a incidere, pitturare determinate in condizioni anche complesse ha soltanto questo Alcune scopo. pitture, incisioni rupestri sono fatte in determinate stanze nascoste, che pensiamo a Lascaux, determinate figure in determinate zone, quindi non sembrano cose fatte casualmente, cioè, vabbè, ho questa bella parete piana e ci faccio sopra una rappresentazione tanto per Poi farla. c'è stata la fase dell'etnografia comparata, quella che è data tantissimo nel Novecento, cioè prendiamo popolazioni esistenti che definiamo ancora selvagge in una maniera abbastanza brutale. E allora c'è stato il paragone tra gli aborigeni dell'Australia, che rappresentavano i loro totem, i vari modi, le mule, l'insetto che volevano vedere diffondersi in abbondanza, e quindi si è pensato che le varie rappresentazioni, le statuette, tutto quello che c'era nel ritrovato preistorico avesse questo tipo di valenza. E in realtà anche lì ci sono poi i problemi, perché gli animali rappresentati a volte erano ridisegnati l'uno sull'altro, a volte erano rappresentate scene di caccia, il totem veniva ferito. Poi sono state altre interpretazioni, l'animale magari veniva pitturato senza le orecchie o senza alcuni attributi, in modo tale da essere messo nelle condizioni di facilitare la caccia. Comunque, quello della preistoria è un campo aperto. È difficile pensare che gli umani prima di noi abbiano avuto un approccio prettamente materialistico, senza mai avere una tensione verso un qualcosa di altro, un qualcosa di spirituale. Però ovviamente non sta a noi adesso decidere. Per loro, È dobbiamo, impossibile quando ci approcciamo a praticamente. queste cose, dobbiamo accettare che ci sia un qualcosa che non conosciamo. E nonostante la ricerca si debba fare, dobbiamo accettare che non lo conosciamo. Questo discorso si applica a papale papale anche all'orso, che più che essere protagonista nei dipinti, che non il carnivore non era granché protagonista di questi dipinti, e sappiamo che l'orso poteva essere Speleus, l'orso delle caverne, ma poteva essere anche Ursus Arctos, questo non lo sappiamo. Si pensa sia più Ursus Arctus che Speleus. Ma potrebbe essere anche un orso di fantasia, quindi cerchiamo di non. L'idea dell'orso. Però la cosa principalmente che ha caratterizzato questa idea del culto dell'orso è la quantità di ossa di orso, soprattutto teschi, che sono state trovate in un sacco di grotte tra la Baviera, la Svizzera, la Francia, l'Austria, in particolare quella trovata da Emil Bachler, che è chiamata appunto la grotta del Drachenloch Cave. Lascia la suspense Drachenloch Cave. che ci siamo, siamo alla fine dei 10 minuti e proseguiamo subito dopo. Non finiremo mai entro 40-50 minuti. E Sì, infatti so troppe cose sull'orso. Nel ti 1917 Emil stringi. Buckler Ok, vai. dichiara Che di essere entrato in questa grotta e aver visto tanti teschi di orso e caverne esposti uno sopra l'altro, nemmeno guardando le in una stanze di direzione. Debitum. Esatto. E il punto è, poi altri dopo di lui hanno detto, adesso qua il nome Bjorn Curten, un altro esperto, ha detto no, non, i discorsi di Emil Buckler su queste caverne sono nonsense, Sono arbitrari. sono pieni contraddizioni. Anche perché, come succedeva spesso ai tempi, anche per andare ad estrarre il guano che veniva sempre più a mancare, molti di questi siti sono stati distrutti e quindi non sappiamo esattamente come sia andata. Ovviamente si dice che non ci sono fotografie, è anche più difficile pensare che all'epoca Emil Buckler girasse con il cellulare a fare foto, era molto più complesso ottenere delle foto all'epoca. Certo. E la sua versione era contraddittoria, dobbiamo anche immaginare però quanto potesse essere difficile ricordarsi esattamente come poteva essere disposto tutto Sono proprio i questo. primi periodi, cioè i primi, comunque antica esplorazione che aveva tutte delle
delle problematiche, delle carenze. Però questa cosa, e in realtà lo faccio apposta per mandarti avanti nella storia, dandoti dei calci per spingerti in là, poi ci sono altre testimonianze più concrete in epoche successive ed è rimasta questa cosa dell'orso, no? Ma sempre parlando della preistoria, ci sono esempi di ritrovamenti della famosa, questa in la Garonne, Alta Garonne se non erro, di questa statuetta dell'orso in argilla punteggiata, che si pensava che fosse stata una statuetta senza testa, che alcuni avevano ipotizzato che su questa si mettesse la testa dell'orso e si facesse una certa tipo di rituale, sempre sulla scia di alcuni rituali che vediamo anche nella popolazioni successive, anche le nostre contemporanee in realtà. Però alcuni hanno detto no, in realtà forse la statua, semplicemente la testa si era rotta, semplicemente magari fuori, non erano fuori rituali, ma erano fuori causati dalla superficie argillosa. Quindi il problema è che ci sono tante idee. Ma come ha notato anche Michel Pastereau, che non so pronunciare benissimo il nome Pastereau, perché è uno storico degli animali in realtà, e medievalista francese, nel suo libro dedicato all'orso, il re, l'orso il re, lui si dedica proprio al passaggio della cristianità tra orso e leone, e spiega, risale un attimo alla parte del dibattito antropologico per antropologico, e dice che sì, è vero, c'era una fazione che voleva vedere emergere il culto dell'orso, e forse era faziosa, ma non dobbiamo dimenticarci che anche dall'altra parte potrebbe esserci stato un desiderio di distruggere le prove, di farlo sparire, esatto. E porta diversi esempi relativi al suo campo che io non posso riportare qua, dovete prendere il libro nostro o il suo, ecco. In cui dice che ci sono appunto, c'è un vuoto conoscitivo, perché non è mai stata una scienza oggettiva quella del culto dell'orso, ma proprio per la tipologia di animale che è l'orso, anche lì, anche nelle pratiche paleontologiche, paleoantropologiche, c'era già un dibattito, si voleva già o la testimonianza di un culto ancestrale dell'orso o la sua totale negazione. Ma è appunto, visto che io ti ho detto proseguiamo nella storia, tu mi hai detto ma nella preistoria ancora, quindi mi hai totalmente ignorato, invece in altre culture successive, alcune che permangono tuttora. Allora, io mi sposterei nel luogo di cui abbiamo più testimonianze, ma che non ha caratterizzato. Sì, ci sono gli aerei. Abbiamo gli aerei, questo ci sta passando esattamente sopra. Abbiamo parlato insieme. Siamo bene. È tutto così difficile. Oh, non è detto che taglia. L'operatrice da dietro mi fa. Taglia che brutto. Taglia che brutto, magari ma ce lo lasciamo. Noi siamo spontanei. TV verità. Spontanei. Esatto. Come orsi. Allora. Dicevamo. Così, dici anche quanti minuti mancano, già che abbiamo rovinato la suspense. Mancano 7 minuti, hai 7 minuti, perché alla fine di questo segmento, alla fine di questo segmento devi aver chiuso con la parte culturale. Taglierò un sacco sui nomi, sui dettagli, che quelli me li chiedete da parte. Ah sì, diciamo esatto. Esplorazioni del... Qualunque approfondimento, scrivete un messaggio, un commento qua sotto, chiedete e approfondite. Grandi esplorazioni del nord, uno dei ritornelli più sentiti quando si è avuto a che fare con le popolazioni della taiga e della tundra, è che il vero dramma dell'esistenza è il fatto che la nostra vita è condizionata dal fatto che dobbiamo appropriarci di altre anime. Per le popolazioni della taiga e della tundra vi era una prevalenza di idee relative al fatto che ogni caccia era un animalicidio, ogni caccia era identica a una guerra, nel senso che versare il sangue, uccidere e soprattutto distruggere le ossa fosse un crimine punibile con la morte. Che distruggere le ossa è un crimine, si sa, cioè noi lo predichiamo sempre, le ossa non si distruggono. Tra l'altro ci sono dei pattern, io so che nella Bibbia si parla, anche se c'è sul fatto di non distruggere le ossa, certo. So che Minerva, e ci arriveremo a breve, protettrice della caccia, intimava che le ossa non dovessero essere toccate. Infatti il massimo sfregio è spezzare le ossa e mangiare il midollo, c'è forse anche qualche maledizione nella Bibbia che dice allora a quel punto saranno anche spezzate le ossa e mangiato il midollo come infatti, ultima distruzione. Per gli ostiachi, mansi, inuit, popolazioni ugrofinniche in generale, lapponi, per la maggior parte di queste popolazioni c'era una reale importanza nel preservare determinate parti del corpo dell'orso una volta ucciso, perché il corpo dell'orso tornava a risorgere. E questa parte della risurrezione è decisiva, è importante, perché come accennavo prima, prendo l'esempio dei mansi perché non li posso fare tutti, per i mansi l'orso è qualcosa di mitico che appunto ha anche un po' di pattern simili cristiani, perché l'orso è il figlio dello spirito dei cieli. Lo spirito dei cieli decide di mandare il figlio, su richiesta appunto del figlio, sulla terra. Il figlio orso viene mandato sulla terra per portare l'intelligenza, per portare la verità, ma
assume determinati comportamenti che oggi definiremmo da orso pericoloso, cioè si immischia troppo con gli umani cacciatori lo uccidono. Dopo averlo ucciso, però, cosa fanno? Ne dispongono le ossa in un determinato modo, in modo tale che lui potesse tornare ai cieli. E si pensa che ogni volta che viene fatta questa pratica, un orso torna ai cieli e l'orso poi torna. E quindi attraverso cicli l'orso continua a essere presente nelle nostre vite come animale fondamentale, perché l'orso presiede anche alla presenza della selvaggina in generale. L'orso è anche il signore degli animali in molte culture, è l'animale caro, come vedremo poi anche a Minerva, e che lei è quella che praticamente Botnia Teron è quella che presiede alla caccia. E tutte queste popolazioni hanno un pattern, che è il pattern del non bisogna uccidere troppo. Per questo è molto comune che una volta uccisi, ad esempio, 100 orsi, se un cacciatore dovesse avvicinarsi ad uccidere 100 orsi, questo decreterebbe la morte di un altro cacciatore, perché c'è un equilibrio che gli Inuit sanno bene e sanno che Nanook il camminatore può diventare preda, ma anche al costo di sacrificargli la propria vita, nel senso che può essere cacciato, ma è anche predatore. E l'essere mangiati dall'orso, come mangiare l'orso, è un atto che sempre parte di questo ciclo delle anime. Ne sanno molto più di noi o dei trentini, ogni riferimento è puramente voluto, insomma, no? Era una caccia di un contesto molto diverso. Io so che gli Ostiachi e i Lapponi invece avevano questa usanza sempre per paura dello spirito dell'orso, perché come dicevano alcune popolazioni, l'orso, la terra stessa sono le orecchie dell'orso. Infatti c'è sempre questa cosa che l'orso che iberna è più potente dell'orso attivo, perché ha orecchie che possono percepire qualunque cosa ed è in grado di punire chi utilizza invano il suo nome. Questa è un'altra connessione. Che è molto, Perché è molto probabilmente altruistica, quella esatto. famosa trance sciamanica di cui parlavamo prima. E questa cosa dell'orso è importante, e penso al fatto che molto spesso le popolazioni ugrofinniche, l'avevo detto, Ostiachi, Lapponi, quando uccidevano un orso si mettevano a fare una sorta di cosa che per noi è quasi ridicola, ma si mettevano a parlare in russo, ti dicevano non è colpa nostra, sono stati i russi ad ucciderti, e si dava sempre la colpa, principalmente ai russi, perché ogni tanto ci sta a dare la colpa ai russi. Ma veniva sempre data la colpa a qualcun altro in modo tale che l'animale non andasse a vendicarsi su di loro. Ma ci sono un sacco di cerimonie legate all'animale da questo punto di vista. Ad esempio, le donne non potevano avvicinarsi alla carcassa dell'orso, i cacciatori che avevano ucciso l'orso non potevano fare sesso per 1 o 2 settimane, perché c'è tutta questa connessione anche dell'orso come animale sessuale, per il baculo, quella cosa che c'è Sì, sempre. che carnivori sono fortunati, hanno l'osso che permette di mantenere più facilmente l'erezione. Un'erezione. Ci sono tante, tante cose di questo tipo. Chiudo questa sezione con una micro leggenda dei Lapponi che dicevano che quando Dio scese sulla terra chiese alla renna, al lupo e all'orso di aiutarlo a attraversare una palude. La renna non lo fece, il lupo non lo fece e l'orso lo fece. La renna fu punita con i lavori perché divenne Giusto. animale domesticato, il lupo ad essere il randagio e il rinnegato e l'orso poté essere compensato con il dono della letargia. Che in realtà, se adesso lo interpretiamo in una chiave che dovreste aver compreso diversa, quel dono è il dono quello poi sciamanico. Per cui il morso dell'orso in questi paesi dà poteri sciamanici. E quindi ci colleghiamo perfettamente al segmento successivo. Dovremmo brutalmente tagliare, perché già parlare degli orsanti, parlare di come si è arrivata alla parte medicinale che poi porta a quelle cose orrende come il. Sai che adesso appunto in Cina ci Ah, sono la bile certo. dell'orso, viene estratta, ci sono queste industrie orrende, perché ovviamente, fatta la legge, si trova l'inganno, anche non soltanto in Italia ma anche altrove, l'orso è vietato ucciderlo, quindi cosa fanno? Li coltivano per Tengono poter vivi e avere la bile di orso, perché i sì. poteri magici dell'orso sono immensi. Chiudevo con la carta dello sciamanesimo, e dicevo così ti passo la palla sull'esoterismo. Assolutamente. Credenza dei popoli dell'Artico. In questo caso mi riferisco in particolar modo agli Inuit. Per poter acquisire poteri sciamanici, ti devi trovare, chiamare gli orsi a te, e quando gli orsi ti si avvicinano, si dice che tu puoi cadere in avanti o all'indietro. Se cadi all'indietro, sei morto. Se cadi in avanti, ti risveglierai e avrai dei poteri sciamanici, perché l'orso ti avrà concesso di poter utilizzare la sua Non è che è divinazione. legato al fatto tipo che quindi per sopravvivere all'orso infatti si suggerisce di stare a pancia in sotto, quindi c'è anche un collegamento su qual è il comportamento da avere con un orso. Cioè, mi stai guardando come non ci avevi mai pensato. Scusa, quando si leggono, perché anch'io ho letto appunto il comportamento ideale per ti metti a pancia sotto, no, con l'orso, è la stessa cosa, quindi cadere in avanti e non Anche se poi con all'indietro. l'orso polare mi sa che ti mangia lo stesso. L'orso polare c'è la neve, io ti mangio lo Stesso, stesso. sì.
E appunto, quindi si parla del sciamanesimo, abbiamo più o meno solo toccato fino adesso, e ovviamente per tutte le ragioni dette finora, infatti non è che sono due argomenti separati, fondamentalmente quello che, di cui stavi parlando adesso è sempre anche l'aspetto spirituale dell'orso. Nelle parti finali di questi video farò io una piccola parentesi in cui approfondirò leggermente, proprio gli aspetti, diciamo la risposta alla domanda che sarà sempre il che tipo di persona sei o che tipo di caratteristiche hai o come puoi riconoscere di avere l'animale X, in questo caso l'orso, come animale totemico. Una breve premessa, probabilmente la faremo in ogni video per far capire cosa si intenda, magari qualcuno che non se ne intende per nulla, in moltissime culture, quindi un po' la parte generale, si pensa, come dicevi tu anche, appunto, l'uomo va a cercare la conoscenza degli animali, la forza delle altre caratteristiche, che ogni persona abbia tot animali, quindi anche più di uno normalmente, che camminano con lui, che fanno la vita con lui, che sanno le cose, che gli possono fornire conoscenza, supporto, determinazione, furbizia e così via. Uno di questi animali di solito è più preponderante, sono tutti animali, poi si dice essere i tuoi animali totemici. Noi col lavoro di Debitum Come si capita. vede in coda Fratello Orso, con Esattamente. l'orso dell'amore. Esattamente. E quindi in questo specifico video parliamo di che tipo di persona è, che tipo di caratteristiche porta con sé l'avere l'orso come animale totemico. E ho cercato, anche consultandomi con altre persone, approfondendo molto certi studi su certi libri, di non andare nelle banalità e si scoprono cose molto interessanti. Per esempio, e torna tutto con quello che ho detto finora, molti a sproposito pensano, vabbè, io ho il totem dell'orso perché la forza, perché per gli uomini di solito è questo, per le donne appunto solo là, la maternità, mamma orsa, eccetera. Non è così. In realtà, totemicamente, l'aspetto principale dell'orso è proprio, e tu non lo sai perché ancora io non ti ho parlato di cosa, l'indipendenza, cioè l'essere a sé, la capacità di... In realtà ci ti sorprenderò. Lo sapevi. Sai che cosa significa bere in inglese? Supportare. Ecco, vedi, vedi, cioè queste cose È improvvisate. perché si diceva che l'orso bastasse a se stesso. Questo è esattamente lo scopo e la base su cui vogliamo fare questi video. Infatti noi non ci parliamo prima apposta. Esattamente così, cioè totemicamente l'aspetto principale, a differenza di quello che molto superficialmente magari tanti, tanti pensano, è proprio questo. Cioè il fatto che l'orso come animale totemico porta l'indipendenza, il bastare a se stesso. E quindi, ad esempio, quando intesse rapporti sociali, come dicevi tu, è se ci sono le circostanze, se c'è uno scopo specifico e non un istinto di base. Così come, e anche questo addirittura c'è chi va a approfondire proprio i collegamenti psicologici con chi ritiene, poi ovviamente psicologia e spiritualità si influenzano a vicenda, ovviamente. Chi ha l'orso come animale che lo segue, non lo segue, che gli cammina di fianco, spesso ha qualche problema di socialità perché dopo un tot di tempo di interazione ha bisogno di isolarsi, di riflettere, di riposare, di Andare in ibernazione. andare in ibernazione, esattamente, di separarsi momentaneamente. Quando tu dicevi oggi, ah, siamo orsi, anche in questo, se ci pensi, no? Vedi come menzionavi tu, dei pattern. Proprio così, cioè tu puoi fare il viaggio, la cosa, il seminario, eccetera, poi ogni tanto hai bisogno di quello stacco che uno che ha un animale totemico molto di branco non ha bisogno perché è sempre a suo agio. Banalmente si parla sempre del lupo solitario, ma in realtà il lupo solitario è un lupo condannato quasi a morte. Cacciato dal branco, esattamente. Invece chi è bastevole a se stesso è Come l'orso. l'orso. E infatti un'altra caratteristica molto forte del totem dell'orso è l'evoluzione, cioè la sua crescita, quindi il suo percorso, il continuare, non in modo autoreferenziale, ma di sopravvivenza ed evoluzione. E un'altra cosa che anch'io non sapevo appunto quali aspetti avresti toccato, la percezione. Uno pensa appunto all'orso, la forza, i guerrieri, i berserker. No, uno degli aspetti principali del totem dell'orso è proprio la percettività. Addirittura una persona con cui parlavo e affrontavo questo argomento diceva: l'orso è come una gigantesca, perché è fisicamente grosso, una gigantesca antenna, perché appunto non si basa sulla vista, ma percepisce l'olfatto, cioè percepisce il mondo intorno a sé. E anche qua, totemicamente, di nuovo, come dicevi tu, esplora, annusa, riconosce, cioè sembra vagare, camminare per il mondo cercando di percepire.
Infatti, appunto, allora si riconnetta a quello che dicevo prima, la terra è l'orecchio dell'orso. Capisci? Cioè, io stesso vedo l'entusiasmo quando lo guardo e sono entusiasta anch'io. Questo è esattamente quello che io speravo accadesse. Non l'ho detto all'inizio del video, ci siamo preparati separatamente e veniamo qua a confrontarci. Come potete vedere, senza nessun tipo di piano, i punti tra l'esoterico, lo spirituale e lo zoantropologico continuano a toccarsi. È un continuo, ah sì, vedi, ah, è esattamente questo. Cioè, è proprio così. E l'altro aspetto. Abbiamo ancora un sacco di tempo. Un altro aspetto, anche qui, che normalmente non viene visto perché si pensa sempre in modo solo, che è vero che quando si cerca un animale totem si pensa alle caratteristiche, però non bisogna farlo in modo superficiale, ma bisogna informarsi con video come questi, ricerche come queste, è l'aspetto della facilità, in un certo senso, con la quale chi ha il totem dell'orso sa di averlo. Piccola parentesi, appunto, ci sono anche vari ciarlatani, venditori di fumo, eccetera, che parlano di viaggio spirituale per conoscere il proprio animale. In realtà, anche se si vuole avere una base psicologica, spesso e volentieri, se si ha questo tipo di spiritualità, la si sente. Non c'è bisogno di qualcuno che ti dica, sì, sai, hai le caratteristiche di... È evidente, no? L'orso ancora più di altri, proprio perché essendo autonomo, ingombrante in senso anche fisico, cioè possente, più grande, cioè tra i mammiferi sulla Terra, penso che È il più grande predatore terrestre cioè, dell'orso polare. ecco, uno lo sente già. Se magari uno ha la volpe, deve analizzare, studiare, scoprire per vedere questo aspetto, magari anche un po' più celato. Se uno ha come animale totem principale l'orso, lo percepisce, lo capisce, se lo sente immediatamente, proprio perché queste caratteristiche sono molto evidenti, sono molto chiare e soprattutto quando poi affronti in modo un po' più organico l'argomento, dici, ah sì, beh, chiaramente torna tutto. Infatti anch'io ascoltandoti mentre giravamo, perché praticamente stasera stavamo facendo man mano, era torna tutto. È esattamente gli aspetti etologici si riflettono negli aspetti culturali che si riflettono negli aspetti spirituali. Cosa che non succede, e così sono io che lancio per l'ultima sezione, che non so se completeremo, secondo me sì, perché parlando male di romani e di cristiani finirà così, che è ciò che invece non accade nelle prime culture che iniziano a essere particolarmente antropocentriche, in un certo tipo di religioni, non di spiritualità, di religioni, che invece approcciano appunto la spiritualità, l'ecosistema, eccetera, come qualcosa da asservire, qualcosa che sta sotto. Mi ricollego e La penso di aver... natura è un bellissimo anfiteatro, come direbbero alcuni Mi scrittori romani. lancio assolutamente nella prossima sezione, chiudi pure quando ho appena finito questa cosa, la Bibbia inizia proprio i primissimi tempi, cosa dice? Tu dicevi l'orso ha perso il potere quando gli è stato dato un nome e la Bibbia cosa Quindi dice? gli hanno usato. Gli hanno osato dare un nome, la Bibbia dice ad Adamo, vai, soggioga la terra, dai un nome ad ogni animale, cioè esattamente quello di cui stavamo parlando in un'ottica cristiana. Questo ne parliamo nell'ultima sezione che porta alla conclusione del video. E anch'io che sono una persona in realtà più o meno laica e non mi faccio catturare molto da queste cose, però capisco bene il discorso che hai fatto, che l'animale viene a te perché ad esempio ho una connessione, sento una connessione particolare con l'orso, che ad esempio mi capita spesso di sognare. Però sogno, la visione dell'orso non è qualcosa di ormai più tanto comune, non è più tanto comune perché le cose sono cambiate quando ci approcciamo a quelle civiltà più vicine a noi che ci Più toccano di più, greci, antropocentriche. romani e cultura giudaico-cristiana. I greci però erano qualcosa di diverso, erano molto in comune con tutte le popolazioni di cui abbiamo parlato. I greci avevano Artemide, Otnia Theron, la signora degli animali, che aveva l'orso come un animale centrale nel suo culto, sempre legato all'orso, Callisto, dicevamo, che è un animale, cioè Callisto, una delle vergini che è stata trasformata in orso per punizione da Era o da Minerva, questo non si sa, dipende dall'interpretazione che abbiamo. Perché accoppiatasi con Zeus era rimasta incinta, violando appunto i suoi voti di vergine, ed era stata trasformata in orso. Orso che ha partorito questo figlio, Arctos, un umano cacciatore, e si dice che poi appunto Giunone abbia spinto questo cacciatore ad andare a incontrare la madre per ucciderla, e allora Zeus, mosso a pietà, spedisce Arctos e Callisto nel cielo e vanno a comporre la Questa è la costellazione storia dell'Orsa. dell'orso. Mito che troviamo, quello della costellazione dell'Orsa, tantissime culture raccontate in maniera diversa. Altra cosa che si lega invece all'aspetto fem di femminilità dell'orsa, orsa madre, ad esempio, Rea nasconde Zeus a Creta, dove viene allevato da due orse,
per evitare appunto che Crono se lo Se lo mangi. mangiasse. E poi ancora il fatto che ad Atene, per il rituale per passare dalla diciamo, infanzia alla piena maturità, si diceva che le donne dovessero fare, le bambine all'epoca, dovessero fare questa trasformazione e quindi fare le orse, si diceva. E qui rimane anche un po' la cultura di oggi quando si dice avere i propri orsi in francese per indicare il fatto che una donna sta per avere il ciclo. Che apparentemente sembra una cosa incredibile, appunto, diciamo, che cosa c'entra il detto, invece ha Però questa base culturale. l'orso è anche l'animale del sesso, un animale della sessualità, e questo implica anche il fatto che appunto c'è anche questo aspetto di femminile. Ma la vera Esatto. trasformazione Poi arrivano avviene maledetti con... questi romani, come diceva Asterix, sono porci questi romani. arriva con la romanità. Perché la romanità misconosce la dimensione del selvatico. La selva diventa la negazione dell'urbe, diviene il non Qualcosa da domesticato, diviene estirpare. inutile. E se l'orso, come abbiamo visto anche nell'ecocultura finlandese, finnica, era la serva, era la selva, era il signore della selva, nel momento in cui il bosco viene eradicato anche il culto dell'orso, viene eradicato anche la sua simbologia. E per i romani la caccia di cui Minerva era dea protettrice, diventa non più uno sport nobile o qualcosa di legato Un'incombenza. con delle cerimonie e tutto il resto, ma diventa un'incombenza, un qualcosa che si fa per eradicare animali che vengono a Disturbare la quiete disturbare la dell'urbe, in quiete. pratica il Trentino di oggi, 2000 anni dopo, la stessa cosa. E quindi gli anfiteatri, di cui poi il Colosseo è soltanto più celebre, cominciano a riempirsi di animali, animali da tutto il mondo, proprio perché dalle Cumene, ma l'animale, diciamo, nativo della zona che più viene portato a combattere contro gladiatori nelle venazioni, soprattutto altri animali, è l'orso. Orso che viene fatto combattere contro tori e vince, orso che viene fatto combattere contro orsi e vince, lo fanno combattere anche contro i rinoceronti, poverino, con il rinoceronte Qualche difficoltà ha ce l'ha. un po' di difficoltà, ma forse perché non era un Kodiak, ma era un orso. Gli orsi della Caledonia erano i più rinomati, infatti ora la Scozia è priva di orsi, anche se dove sono arrivato io, il mio primo soggiorno in Scozia è stato Bearsden, la tana dell'orso, però la Scozia era rinomata per avere le fiere più feroci, e quindi dalla Scozia venivano portate, i romani ovunque andavano domesticavano gli animali, e piaceva al popolo romano vedere questi animali massacrati, piaceva per una valida ragione in realtà, perché loro vedevano nell'uccisione di questi animali l'uccisione dei loro nemici, l'umiliazione dei popoli con cui questi animali avevano avuto a che fare. Cioè l'idea dell'uccidere orsi nel Colosseo significava uccidere in un certo senso i Caledoni, significava uccidere i Era la Germani, supremazia di questa, della cultura, dell'ordine, dell'urbe, soprattutto così tutto il come resto. per uccidere un leone significava imporsi sugli africani. E così via, c'era tutta questa tipo di cultura, cultura che è arrivata poi con Caligola, che in un giorno solo si dice abbia fatto uccidere 400 orsi, ma l'orso diventava anche commodity, diventava anche oggetto d'uso e di scambio, diventava qualcosa che si mangiava così, ma neanche buono da mangiare, perché in satirico si diceva, oh, sì, non è neanche buono, c'erano personaggi che vomitavano soltanto l'idea di mangiare carne di orso, viene proprio... Svilito. Alcuni imperatori, Elio Gavolo, si pensava che togliesse denti e artigli agli orsi, insieme ad altri animali, li faceva comparire nelle stanze da letto dei suoi amici per fargli grandi scherzi, e la maggior parte di essi moriva di infarto. C'era tutta questa dimensione molto truculenta, che in realtà viene leggermente meno nel momento in cui il sistema romano crolla. E Persino i quindi? cristiani, in un certo senso, hanno fatto qualcosa di buono, perché Il che è strano. le venazioni non vengono più viste così tanto bene. Perché? Perché la condanna a morte per fiere è vista come qualcosa tipicamente utilizzato dagli imperatori romani contro i cristiani. E quindi inizialmente i cristiani rimuovono l'utilizzo di orsi per eseguire condanne a morte e cominciano semplicemente a bruciare più persone. Ok, Più puro. esatto. Alto Medioevo in realtà va bene per l'orso. L'orso torna a ripopolare anche per l'ibridazione dei romani con culture germaniche. Come dicevamo, ci sono tanti nomi. Bernardo, Ursula, Orsina, che vengono a diffondersi, nonostante si voglia diffondere nomi cristiani, l'orso torna sempre di moda perché si pensa che dare il nome che richiami l'orso ai propri figli significa dare parte del sapere e della Però la conoscenza. nostra storia non ha un lieto fine, Non ha lieto infatti. fine perché man mano una cosa che accade, innanzitutto con la cristianizzazione, è la rimozione del dio pagano per eccellenza, l'animale pagano per eccellenza, il dio della foresta, l'orso, viene sostituito dal leone, animale politicamente neutrale. In più, e questo se andiamo a prendere le agiografie, ogni santo, ma veramente ogni santo, San Gallo, Sant'Ursula, San...
San Romedio, che è quello di, in Trentino, ma tutti i santi cominciano veramente a fare si ripete questo episodio ciclico del santo a cui l'asinello viene ucciso dall'orso, e il santo impone all'orso di essere utile, di farli da cavalcavalieri una specie di praticamente. sottomissione. Sì, e quindi l'orso diventa domesticato e porta al santo. Questo che cosa significa? Significa due cose in termini cristiani, perché quando i cristiani parlano di animali, questa cosa è importante ricordare, a differenza di molte altre culture, non stanno più parlando di ibridazione con l'animale, stanno utilizzando gli animali come figure retoriche per indicare condizioni umane. E l'orso indicava due cose. Prima indicava il pagano, l'eretico, e poi indicava il nobile. E quindi la prima era una critica rivolta verso le culture pagane che dovevano prostrarsi nei confronti degli uomini santi, dall'altra il nobile doveva sottomettersi alla chiesa. E quindi c'è questa cosa, perché se l'orso sopravvive ancora con qualche valore all'interno del Medioevo è perché era fiera comunque, per cui i nobili avevano particolare attrazione, a cui piaceva andare a Perché cacciarla perché certe cose erano avevano una. comunque radicate. Il problema, infatti, come poi è sempre quello, ne parlavamo prima, quando tra in una pausa e l'altra, se fate caso, è diventato un po' più buio, abbiamo avuto qualche problema tecnico, è all'aumentare della popolazione, al nuovo aumento delle città, i comuni, eccetera, si va verso il basso medioevo, torna al problema di prima, quindi man mano questo selvatico, questa spiritualità viene spinta ai margini, schiacciata e tutto Nella il resto. stessa geografia vediamo la differenza. Basso Medioevo, in cui le persone convivevano, vivevano nel bosco, avevano a che fare con questi animali, gli animali erano meno demonizzati, per cui il santo, come San Colombano, divideva l'albero da frutta con un orso, dicendogli questa parte tua, questa parte mia, e convivevano. Questo nell'alto Medioevo, pardon. Alto, meglio, sì, detto basso, Andando verso il nell'alto. basso Medioevo invece cambia. C'è il santo che dà il pezzo di pane da mangiare all'orso perché l'orso obbedisca, e poi gli dice vattene da questa valle. E quindi comincia quel processo di urbanizzazione del paesaggio che poi ha portato alla modernità, per cui non vi è più spazio Adesso ancora meno. per gli altri Ma animali. infatti, per quanto sia una pretesa grande per un progetto così piccolo, è questo un po' il nostro scopo. Al di là, appunto, fondamentalmente siamo entrambi in un certo senso laici, ne parleremo ora nella conclusione del video, del perché abbiamo fatto questo progetto. Il succo è proprio riportare l'attenzione a un determinato tipo di spiritualità e di rapporto con gli animali. Facciamo l'ultima interruzione, l'ultimo taglio e tiriamo un po' le conclusioni di questo primo videocorso. Mi sento molto violentato perché potevo dire un sacco di cose. E a ogni interruzione, Avevo una geografia proprio da mi dice: sì, ma a me eviscerare. non bastano questi 10 minuti. Io volevo parlare di Sant'Orso. Ecco, non puoi, no, non puoi, perché se Sant'Orso. parti continui. No, la prossima, quando Valdostano. se chiederanno un Tu ti chiederai come approfondimento, mai un santo di nome Sant'Orso hai 30 secondi, Santo, vai, vai. come Sant'Orso, si occupa di gravidanze. Perché si occupa di sei Perché? gravidanze? Perché l'orso, simbolo della maternità, si diceva che l'orso potesse aiutare durante la gravidanza, e quindi anche il santo che porta il suo nome automaticamente aveva quei poteri un po' materni Per le che partorienti, quindi il bravo. paganesimo Sei rimane anche attraverso. stato sintetico. Dice infatti assolutamente: il nostro scopo, per quanto uno scopo molto più grande di noi, è proprio quello di, attraverso la zoantropologia, alcuni cenni spirituali e tutta una serie di ricerche, riportare l'attenzione su come il selvatico, gli animali, abbiano sempre accompagnato l'umanità dai suoi albori. Perché abbiamo parlato una mezz'oretta fa circa addirittura prima della storia, del rapporto dell'uomo con l'orso, questo varrà anche per gli altri animali che analizzeremo, animali che magari vengono considerati di poco conto e che in realtà nascondono curiosità, segreti, aspetti spirituali molto, molto, molto importanti, sono animali totemici importantissimi. Quindi lo scopo di tutti questi 10 video e di altri che faremo, se il progetto va bene, potremo poi dedicarci a quelli africani, a dedicarci a quelli meno conosciuti e fare tutta una serie di approfondimenti a quelli che abbiamo già trattati come l'orso, così lui può non piangere, può esprimere tutto quello che conosce sull'orso dopo anni di ricerca. E cercheremo sicuramente di organizzare anche Covid permettendo, come dicevo poco fa, degli eventi dal vivo dove potremmo fare un discorso come questo, magari in 3-4 ore, o addirittura organizzarci tutta la giornata. Appunto, questo primo video è molto atipico, rimarranno tutti un po' spontanei, molto immediati, tanto come vedete in realtà ci sono solo gli stacchi di montaggio dovuti a delle necessità tecniche, ma per il resto uno in fila all'altro, con la luce che tramonta, diventa artificiale, insomma, molto, molto immediati.
Questo è particolare perché vi spieghiamo di che cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo. Come dicevamo all'inizio, ci saranno altri 9 video su altri 9 animali. Io devo prepararmi l'elenco, non me lo sono preparato. Comunque dovrebbero essere, vedi se mi sbaglio, corvo, volpe, lontra, rospo, gufo, cervo. Il lupo l'ho già detto, no. Lupo, Cinghiale. cinghiale. Ne manca solo uno perché sono 9. Lontra l'hai messa? Lontra l'ho messa. E ce n'è un nono. No, il tasso non c'è, là in fondo dicono il tasso. Beh, c'è un nono che non ci ricordiamo. Comunque faremo un Vabbè, posto ovviamente. indovinamento doveva essere 9, io me lo Ah, ricordo, sì, doveva abbiamo essere fatto 9, diventare 10, però 10 esatto. diventa con serpente. Serpente il decimo, anche così anche Zarathustra è contento, e questa è sottile. Quindi ci saranno altri 9 video su altri 9 animali, approfonditi in questo stesso modo, con queste modalità. Se questo video vi è piaciuto, intanto se potete, anche se non siete interessati ad acquistare il resto del corso, condividete, commentate e diteci cosa ne pensate. Se invece siete interessati o ad acquistare a un prezzo molto quasi simbolico, una, diciamo una monografia quasi sul singolo animale, scriveteci e ci mettiamo d'accordo. Oppure potete attendere che l'opera sia completa e acquistarla nel suo insieme, oppure ancora, questo via messaggio e comunque nel post vedremo i dettagli, acquistarla già da ora e allora li riceverete man mano che li produciamo. Quindi man mano che Sui prezzi faremo ne parli poi. i prezzi li diciamo dopo, perché dobbiamo deciderli ora a cena. Sì, in questo video non parliamo del vil denaro. Comunque cifre Però ho fatto un lavoro assolutamente. da Madonna. Esatto, abbiamo fatto un sacco di Perché ricerche. procurarsi i libri, leggerli tutti, soprattutto in Esatto. altre lingue, inglese e francese, diventa veramente lungo. Ci scrivete un messaggio e vi diciamo tutti i dettagli tecnici, il modo per acquistare, eccetera. Siamo nell'ordine delle decine di euro, sia il singolo video una cifra di questo tipo e per l'opera complessiva meno di 100 euro ad opera finita e ancora meno se lo prenotate già adesso. Poi via messaggio e nel post che poi condivideremo più volte questo video vi daremo tutti i dettagli. Speriamo che vi sia piaciuto ascoltarci, alla fine forse è l'opera più lunga che abbiamo fatto di seguito, non abbiamo mai parlato così tanto, quasi un'ora e mezza. Chiudiamo come fosse per i patetici con il nostro nuovo motto di oggi per chi avesse visto la diretta. Qual era il Orsi motto? sì. Se Ma non sessualmente parlando. Esatto. non sapete perché scriveteci, ve lo Esatto, vi spieghiamo. spieghiamo, googlate. No, io in realtà non volevo chiudere con il motto come volevo chiudere, non mi ricordo, Ma va bene così, è un altro motto ma va bene, perché. ma va, non mi ricordo, ma va bene così. No, grazie a tutti quelli che hanno visto, probabilmente avvierò anche il video parte, quindi la prima volta sarà possibile vederlo in diretta praticamente. Ci saranno minimo i tagli di montaggio. Grazie a chiunque condividerà, grazie a chi ci dirà quello che pensa, grazie a chi acquisterà gli altri video. Questo sarà sempre gratuito, questo è gratuito. Grazie a chi acquisterà l'opera e E altri. chiedete, interagite, questa è la cosa Esatto, la cosa fondamentale. principale è quella. Non sarà facile nel mondo di internet di oggi riuscire a diffondere questo progetto. Noi ci abbiamo messo Se poi il. c'è qualche veramente esperto di antropologia di orsi Vuole dire che siamo degli che pensa che idioti? abbiamo fatto degli strafalcioni, innanzitutto premettiamo che spiegare determinate cose, fare l'intera storia In dell'umanità così poco da un punto di non è vista facile. dell'orsino in un'ora è poco, non si può fare. Faremo di più, ma questo dipenderà anche da voi, dal vostro Dal aiuto. supporto che ci darete. Infatti, ci vediamo in ogni caso, si spera, con almeno qualcuno di voi, al prossimo video. Ciao a tutti!